Sì, dice, non c'è. Giura, andavo a scuola e ritornavo da scuola, andavo a aiutare a zappare, insomma. Quando si tornò a casa, dopo, non so, se fu la sera, insomma, si trovò tutta di livida addosso. Questa storia del mostro, come ha condizionato la sua vita? Moltissimo, moltissimo. Secondo me è uno dei criminali più complessi, più pericolosi, più straordinariamente contorti psicologicamente nei comportamenti. Bentrovate e bentrovati a tutti. Faccio questa introduzione al video. Ho dimenticato le cuffie a lavorare, quindi mi auguro che non rimbombi troppo questa prima fase del video, che è diciamo un'introduzione. Non so quanto mi ci vorrà per concludere le cose che voglio dire in merito agli ultimi sviluppi, tra virgolette, sviluppi che riguardano la vicenda Mostro di Firenze. E quindi la prendo piuttosto con calma. Quindi ci sarà una prima fase, questa senza cuffie. Poi stasera, quando torno dal lavoro, vedrete che avrò le cuffie. Ora mi introduce proprio a questo inizio video un estratto audio e successivamente seguito da un altro estratto audio. Il primo che voglio condividere con voi è questo ed è tratto da una testata giornalistica online che si chiama Nove Colonne. Poi vi lascio il link in descrizione. È un intervento di 3 minuti proprio della deputata Stefania Ascari, subito dopo, diciamo, l'intervento che c'è stato presso la Camera dei Deputati. E un cronista, insomma, ha preso al volo queste sue dichiarazioni. Le ombre, sugli elementi ancora risolti del caso del mostro di Firenze. E non è un caso che l'abbiate presentata proprio oggi, giornata contro la violenza sulle donne. Sì, era dovere parlarne. È una vicenda che ancora non ha visto scritta la verità e la giustizia. 8 duplici omicidi con tutta una scia collaterale di omicidi e di suicidi e di scomparse che ancora oggi non trovano ragione e giustificazione. Tra queste, in commissione antimafia, noi siamo partiti con l'analisi della scomparsa di Rossella Corazzin, una ragazza che il 21 agosto del 75 è scomparsa nel nulla tra Edicadore in provincia di Belluno. E a distanza di tanti anni, Angelo Izzo ha parlato della sua morte in collegamento con il medico perugino Francesco Narducci. Noi ovviamente abbiamo sviscerato la dichiarazione che ci ha rilasciato al carcere di Velletri. Ovviamente va verificato punto per punto ogni informazione, però non possiamo a prescindere dire che non è credibile, perché la descrizione della casa che Lizzo fa del Narducci è attendibile, la descrizione del cimitero a Perugia in cui Lizzo dice di aver incontrato il medico è comunque lineare nella descrizione dei luoghi. Poi ovvio bisogna verificare, però non possiamo a priori negare. Noi abbiamo il dovere di andare avanti, di approfondire, perché dietro a tutte queste vittime, io vorrei ricordare oggi, 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l'accanimento, la misoginia che si è perpetrata nei confronti di queste vittime che riguardano il caso del mostro di Firenze, dove c'è stato proprio un accanimento di atrocità commesse su di loro, sulle donne in quanto donne. Ed era dovere ricordare anche l'orrore che c'è dietro a questi
omicidi ci sono le famiglie, ci sono quelli che restano, che sono vittime collaterali di questa violenza implacabile. Noi siamo qui per dire che non bisogna fermarsi, ma bisogna andare avanti fino a quando la parola verità non viene scritta, soprattutto la parola giustizia. Lo dobbiamo alle vittime che non ci sono più, lo dobbiamo ai familiari e lo dobbiamo al paese intero, perché i misteri, le ombre, gli occultamenti, i depistaggi che sono stati fatti su questa vicenda sono aberranti e noi non possiamo tacere. Come tutti avete ben potuto sentire, si tratta di parole condivisibili, no? Certamente, più che condivisibili, parole giuste, si deve arrivare alla verità. E va bene. C'è stata anche un po' di contraddizione in quel discorso, perché poi a un certo momento, se ci avete fatto caso, la deputata dice: ovviamente tutto deve essere approfondito e verificato. Già da lì, cioè, sentire la parola verità e poi le parole approfondire e verificare nello stesso ragionamento torna un po' strano, perché io avevo intuito che avessero già sbagliato determinate questioni, dal momento che, a detta della commissione, c'è stata anche una proficua collaborazione con la Procura di Firenze, come si può leggere tranquillamente dalla relazione stessa. Quindi, avete ben letto, la Procura della Repubblica di Firenze ha messo a disposizione della Commissione una cospicua mole di atti e di documenti. E allora io ho detto: quale mole di atti e documenti avranno richiesto mai, se poi durante l'audizione che si è svolta presso la Camera dei Deputati, relatore dottor Giuliano Mignini, i discorsi poi che sono usciti fuori sono questi. Ho fatto chiaramente una piccola sintesi anche lì dell'introduzione dell'intervento del dottor Mignini, perché dura un'ora e più, e ho fatto questa piccola introduzione che condivido con voi, per poi andiamo a osservarla un pochettino, e qui sono 6 minuti, diciamo. È un breve periodo, sono stato quasi sempre o sostituto procuratore o sostituto procuratore generale nella parte finale e all'inizio pretore del mandamento di Volterra, provincia di Pisa, e l'attività del pretore, una volta appunto la figura del pretore comprendeva anche un'attività requirente e inquirente, quindi un'attività assimilabile a quella del pubblico ministero. La commissione ha svolto in poco tempo, devo dire, contattato, è durata questa mia, almeno personalmente, questa mia permanenza nella commissione un paio d'anni, poco più, ma è stato un periodo molto intenso e anche molto, molto soddisfacente dal punto di vista investigativo. Allora qui c'è una situazione che va un po' sintetizzata, perché è una vicenda che ha vari risvolti, ma che poi vedremo alla fine. Grosso modo, si concentra il punto chiave di questa vicenda, è risultato, come io immaginavo, il medico perugino Francesco Narducci. Questa vicenda parte da un'esigenza, questa attività della commissione parte da un'esigenza innegabile che tutti abbiamo sentito in maniera molto intensa, cioè l'esigenza di rendere giustizia a Rossella Corazzin, scomparsa il 21 agosto 1975 nella zona di Tai di Cadore, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Dei riscontri oggettivi nelle dichiarazioni di Angelo Izzo, e quindi questa audizione
e questo argomento, perché l'argomento è quello che viene per primo. L'interesse della Commissione è stato provocato dal dover fare, dal cercare di dare un contributo di giustizia per questa ragazza. Questa ragazza non è giusto che debba essere lasciata così, solo perché non c'è niente. Se non c'è niente, c'è almeno questo e abbiamo il dovere di approfondire queste dichiarazioni. Vi volevo dire che ovviamente l'attività della legislatura si è interrotta e quindi noi avremmo voluto continuare, avremmo voluto e potuto continuare questo accertamento, questi accertamenti, avevamo tutto un programma. Poi io, con l'esperienza che ho avuto sulla vicenda Narducci, l'esperienza giudiziaria, ovviamente di cose che andrebbero approfondite ce ne sono tante. Purtroppo la legislatura è finita e quindi noi dobbiamo ora tirare le fila di quello che è stato fatto, di quello che è stato detto e, se permettete, io da cittadino, in questo momento parlo da cittadino, impostare un possibile programma per il futuro. Questo sarà compito della commissione, della futura commissione. Quindi, ecco, come avviene questa, sono ancora fermo al capitolo relativo Angelo Rizzo e la chiamata multipla in correità per l'omicidio di Rossella Corazzin. Questa ragazza viene, secondo quello che racconta Izzo, viene portata in questa villa, viene sottoposta a violenze e ad una specie di rito. Ora qui bisognerebbe esaminare magari più in dettaglio questa specie di rito che mi ricorda delle ritualità di tipo neotemplare, e soprattutto, ovviamente non dobbiamo pensare che fossero degli esperti di esoterismo questi, ma ovviamente probabilmente si inventavano anche cioè non è che di questi personaggi il più portato ad un approfondimento culturale di tipo esoterico era il Narducci. Non lo era Izzo, che era un personaggio che guardava al sodo, lui cercava di, diciamo, guardava più alla, diciamo così, alla sostanza, fra virgolette, delle cose. Quindi questi personaggi si ritrovano. Una cosa importante che non era emersa ai tempi dell'indagine sul caso Narducci è il coinvolgimento di una certa destra neofascista, ovviamente che non era emerso in un primo tempo, che viceversa in questa fase invece è venuta fuori. E quindi c'è, per esempio, l'ipotetico, io parlo di ipotesi ovviamente, che non coinvolgimento di personaggi come Serafino Di Luia, personaggio molto noto, è un esperto, fra l'altro, di cultura esoterica, e Serafino Di Luia, braccio destro di Stefano Delle Chiaie, quindi ambiente romano di avanguardia nazionale. Ora, non so voi, io mi sono fermato al discorso dei templari esoterici, poi diciamo che mi sono perso. Però in questo, diciamo, come lo possiamo definire, questo racconto fatto dal dottor Mignini, in questo percorso investigativo fatto di ipotesi, a detta sua, dice queste sono ipotesi. Lui è ancora a studiare, da quello che si evince dal discorso, il paragrafo che riguarda la chiamata multipla di correità da parte di Angelo Izzo. Quindi io non so che cosa abbiano verificato allora fra tutti in questi documenti che hanno richiesto alla Procura di Firenze, no? E quali documenti chiaramente saranno stati chiesti alla Procura di Firenze, dal momento che il maggior consulente della Commissione, senza voler nulla togliere agli altri, ci mancherebbe,
per, diciamo, funzione e per ruolo che ha avuto all'interno della vicenda, Narducci, è chiaro che abbiano preso gli atti in considerazione dalla fine degli anni 90 in poi, quelli sviluppati dal Gides, che riguardano proprio poi le indagini condotte dal pubblico ministero Mignini e da Michele Ciutta. È chiaro che abbiano ripreso quegli atti lì, essendoci come consulente il dottor Giuliano Mignini. Se avessero avuto, che ne so, per esempio, come consulente la buon'anima dell'avvocato Nino Filastrò, nel richiedere gli atti alla procura, avrebbero certamente richiesto altri atti alla procura, quelli inerenti al procedimento ai presunti complici e anche al processo Pacciani. Che l'avvocato Nino Filastrò scrisse anche un libro in merito al processo Pacciani, libro che si intitola Pacciani innocente, quindi era a conoscenza degli atti che riguardavano anche il processo Pacciani. Quindi dipende tutto a quale consulente, no? Chiaramente la commissione ha scelto. Ora ho portato l'esempio del buon avvocato Nino Filastrò, che purtroppo non avrebbe più potuto essere chiamato come consulente, essendo passato a miglior vita. E la commissione si è avvalsa comunque della conoscenza del dottore Giuliano Mignini. Ora, il punto è questo, che riprenderò poi più avanti, diciamo, quando, stasera, quando avrò le cuffie. Questa è un'introduzione. Il punto è, gli atti, come sempre, gli atti. E il secondo punto era, secondo me, che prima di addentrarsi nelle vicende del mostro di Firenze a seguito delle parole di Angelo Rizzo, bene avrebbe fatto la commissione antimafia e il dottor Mignini nello specifico ad approfondire prima con assoluta certezza la relazione che c'era nelle parole di Rizzo tra la scomparsa e la morte della povera Rossella Corazzin, ed il coinvolgimento del dottor Francesco Narducci. Secondo me, prima di, come si dice, annunciare con trombe e fanfare anche la vicenda mostro di Firenze, si sarebbe dovuto chiarire prima quegli aspetti lì, che sono comunque importanti, eh? Questo lo chiarisco subito. Ha detto bene il dottor Mignini sul fatto che per la povera Rossella Corazzin, dice, non è perché l'unico purtroppo indizio o riscontro o qualcosa che ci potrebbe aiutare a capire la sua morte ci viene da Angelo Izzo, non lo dobbiamo prendere in considerazione. È giustissimo, questo è un principio giusto. Tutto deve essere approfondito in merito alla vicenda di questa povera figliola e anche in merito alle vicende che riguardano il dottor Francesco Narducci e tutto quello che gli è successo, diciamo, o tutto quello in cui potrebbe essere coinvolto. Io del dottor Francesco Narducci non dico niente per la vicenda mostro di Firenze, perché a detta delle parole di Pierluigi Vigna, e io sempre su quelle baso le mie azioni e i miei contributi, a detta delle parole di Pierluigi Vigna, per due duplici delitti Francesco Narducci si trovava in America. Punto e basta. Quindi lui non lo riteneva coinvolto, possibilmente coinvolto, nella serie dei duplici delitti. Poi io come canale non vado a fantasticare se Francesco Narducci dall'America si sia messo a telefonare ai suoi complici o a qualcuno per intervenire nel duplice delitto del 1974 o in altri duplici delitti. Questo io non lo faccio perché non ne ho i mezzi e mi sembra anche una cosa, come vi posso dire, astrusa, voler infilare per forza il dottor Francesco Narducci nei duplici delitti. Sono anni che se ne discute, al di là ora della presenza che c'è stata in commissione, scusate, presso la Camera dei Deputati, sono anni che si discute di questo possibile coinvolgimento del dottor Narducci nei duplici delitti delle coppiette, poi bisognerebbe vedere quali anche, e sono anni che non esce fuori nessun risultato concreto e diretto in quel senso. A voglia fare discorsi, non mi venite a dire come sempre che il dottor Mignini e il dottor Giuttari sono stati fermati, perché non è assolutamente vero. Hanno avuto modo di fare le inchieste, è stato formato anche il Gides, gli hanno dato modo di formare un gruppo investigativo delitti seriali, hanno portato a processo 17 persone, tutte assolte.
Punto e basta, poi se è intervenuta la prescrizione o meno, ma non mi sembra che il dottor Francesco Calamandrei, che è l'imputato che interessa a questo canale, si sia avvalso della prescrizione. Si è fatto processare con il rito abbreviato e il GIP De Luca lo ha assolto. Punto e basta. Anzi, il GUP, il giudice per l'udienza preliminare. Lo ha assolto, punto e basta. Poi, quella formula dubitativa riguardava il procedimento in sé, che si può dire o che fosse incompleto perché sono stati fermati, oppure che fosse incompleta quel tipo di inchiesta perché si vede che non hanno trovato grosse prove a carico di nessuno. Io non ritengo che li abbiano fermati. Dal mio personale punto di vista, anche se Giutte è stato spostato inizialmente in un altro ufficio, poi ha fatto ricorso, aveva ragione lui, potrebbe anche darsi per dinamiche interne che noi non sappiamo che sia andata anche, come vi ho già ripetuto in altre questioni, che a seguito di questi due procedimenti penali, perché il procedimento portato avanti sui presunti complici è di Michele Giutte, il dottor Mignini lì ancora non c'era. E non è che sia stato un risultato brillantissimo, eh? Su quattro imputati gliel'hanno condannati due la Corte e due gliel'ha assolti, ve lo ripeto sempre. Quindi che risultato processuale è? Un lavoro a metà, come sempre. Poi ci sono stati gli sviluppi, le indagini del Giles in merito ai mandanti, a questo dottore che aveva rammentato il Lotti, ragazzi, sulle parole del Lotti, come sempre si è sviluppato il tutto poi dopo, che disse che quelle cose delle donne, poi Pietro e Mario facevano una buca e le lasciavano lì e poi quel dottore probabilmente veniva a ripigliarle, ma vi rendete conto voi? Sulle parole del Lotti, Giutta e poi il dottor Minini si sono convinti di queste sette, di questi mandanti, di questo livello borghese che commissionasse proprio a Pacciano, Vanni e Lotti questi duplici delitti. Che Pacciano, Vanni e Lotti, benché siano stati tirati in mezzo, non è che ce li possiamo scordare così, ve lo ripeto sempre. Persone borghesi di alto rango che hanno anche, a detta di tante persone che sostengono questa teoria, Minini e Giutta gli stessi, persone di alto rango che detengono anche alcuni poteri, si sarebbero avvalsi di Pacciani, Vanni e Lotti per compiere determinate cose. Dai, dai, su. Quindi riprendo il discorso concreto, quello che interessa a me, ma dovrebbe interessare tutti, credo. Stasera, quando torno dal lavoro, vedrete che avrò le cuffiette collegate. A più tardi. Eccolo, nuovamente adesso con le cuffie, come potete vedere. Quindi vi concludo il discorso che avevo cominciato su Giuttari e Mignini, sul fatto che siano stati fermati o dicono di essere stati fermati. Dal mio personale punto di vista c'è una frase che pronuncia il dottor Pier Camillo Davigo durante, diciamo, una conferenza stampa che riguarda comunque il processo, quello che fu il processo a Tangentopoli, o Mani Pulite se preferite, dove il giudice Pier Camillo Davigo ad un certo punto dice: io credo che una qualità indispensabile per la professione del magistrato sia la sua disponibilità a cambiare opinione. Quando i fatti smentiscono una prima ricostruzione, il magistrato deve essere pronto a dire: mi sono sbagliato. Quindi questo dovrebbe fare, secondo me, anche l'ex pubblico ministero Giuliano Mignini, prendere atto del fatto che le sue inchieste e le indagini di Michele Giuttari, purtroppo per la vicenda Narducci e soprattutto per la vicenda Mostro di Firenze, non hanno portato a chissà quali sviluppi. Quindi vuol dire che le indagini e l'inchiesta sono
sono state poste in modo che non si potesse arrivare effettivamente a nulla. Basta, questo è il senso. Io ora non voglio stare a citare altri procedimenti penali, va bene? Che nulla hanno a che vedere con la vicenda Mostro di Firenze, in cui però lo stesso pubblico ministero non è che a processo abbia ottenuto risultati così eccezionali. Quindi, secondo me, non si può dare sempre la colpa al fatto di questi poteri forti, i poteri forti ci hanno fermato. E allora che cos'è? E allora bisognerebbe dimostrare che i vertici che comprendevano la magistratura per il dottor Giuliano Mignini e i vertici della polizia per il dottor Michele Ciuttari abbiano insabbiato tutto, perché potevano essere complici allora. Bisognerebbe pensare questo? C'è anche chi lo pensa, ma prima di pensarlo andrebbe anche dimostrato, perché sennò sono chiacchiere. Queste sono tutte chiacchiere che girano intorno alla vicenda Mostro di Firenze, punto e basta. Ha voglia a fare discorsi, ma di discorsi se ne può fare quanti ve ne pare. Si può anche pensare che l'ipotesi o la tesi dell'assassino seriale unico sia tutta una stronzata, e si può legittimamente pensarlo. Però dovete far presente che questa indagine investigativa non l'ho mica portata avanti io. E poi, da questa indagine investigativa, si sono sviluppate tutte le altre inchieste per le quali le persone sembrano aver perso la testa. Cioè, i presunti complici, poi i presunti mandanti, poi le sette, la massoneria, le logge e gli apparecchiamenti stellari, come sempre. E dall'inchiesta Pacciani, quella sull'assassino seriale unico, che si sviluppa poi l'inchiesta successiva per i presunti complici, ma non perché vi fossero delle risultanze di indagine, no, ma perché l'ha scritto il giudice nella sentenza che ci potevano essere dei complici. Ecco come li hanno trovati questi complici. E poi le complici, sulle parole dell'Otti, ripeto, dell'Otti, si è sviluppato il procedimento ai presunti mandanti. Ma poi adesso andiamo a osservare le questioni serie, non le stupidaggini dell'inchiesta Mostro di Firenze, perché tutto questo parlare non ha nulla a che vedere con la serie dei duplici delitti che è avvenuta in Toscana dal 21 agosto del 68 fino all'8 settembre del 1985. Le sette, i mandanti, il Forteto, addirittura Fiesoli, no? Tutto legato al Mostro di Firenze, visto al Forteto e abusavano dei bambini, e era molto praticata l'omosessualità, e allora ci dovevano entrare per forza con la vicenda del Mostro di Firenze. Erano lì a Vicchio, a due passi, hai visto? Peccato che non ci sia un documento, una sentenza, un qualcosa che possa ricollegare il Forteto ai fatti del Mostro di Firenze, cioè ai duplici delitti. Non c'è niente. Tutti i discorsi per fare fuffa, per tenere le persone, come vi posso dire, occupate, sono discorsi fatti non per capire, per intrattenere le persone, come parlare dei denti del Narducci, come mai alcuni erano rifatti e per questo che non hanno potuto, ma per piacere, ma per piacere. Avventuriamoci adesso nelle cose un pochettino più serie e osservando anche le parole di Angelo Izzo, questi riscontri, ve l'ho già detto, c'è chi li ha presi per riscontri e non ha ancora capito che non è stato approfondito nulla di tutto quello che c'era scritto nella relazione. Vi è stato detto anche pubblicamente, vi ho lasciato le clip, che non è stato approfondito nulla. Anzi, vi è stato detto che purtroppo la legislatura è finita e pace, pazienza, noi avremmo voluto continuare, ma di questo lavoro che abbiamo lasciato se ne occuperà un'altra commissione, no? Tralasciando adesso le dichiarazioni di Angelo Izzo per quel che riguarda la vicenda Corazzin legata a Francesco Narducci, di quella non mi interessa a livello tecnico, a livello fattuale, quello sarà compito di chi verrà dopo approfondire il tutto. E mi auguro che venga approfondito. Mi interessano ora le dichiarazioni di Angelo Izzo in merito al duplice delitto del 74, ovviamente. Duplice delitto del 1974 che a detta di Angelo Izzo sarebbe stato compiuto
proprio per riti esoterici, satanici, medianici, per tutte queste motivazioni qui, e in cui sarebbe coinvolto anche il Narducci, il più attento culturalmente alla vicende esoteriche massoniche era proprio il Narducci, guarda caso, proprio lui. Allora, forse o dicono, a volte dicono, mi hanno detto anche di essere presuntuoso, uno che io non sono affatto presuntuoso, io giro sempre la questione al contrario. Se delle persone non conoscono delle cose, mica è colpa mia, voglio dire, approfondite. Sembra che non si voglia tenere conto del fatto, purtroppo, ma purtroppo, purtroppo, che la storia del mostro di Firenze che cosa ci ha detto, che cosa ci ha portato alla luce? Che l'arma utilizzata per i duplici delitti è sempre la stessa. Dicono, i proiettili fuori dubbio che siano sempre quelli, calibro 22, Winchester, serie H, long rifle, piombo e rame. Questi sono il munizionamento che è stato impiegato dall'assassino seriale di Firenze. E sembra che non si voglia prendere atto del fatto che i duplici delitti hanno tutti lo stesso modus operandi, ove è stato possibile compierlo. Quindi, dicendo così, Izzo, o meglio, chi prende in considerazione le parole di Izzo per il duplice delitto del 74, riferendolo ad un fatto esoterico, satanico, medianico, chi prende per buono questo allora deve ricollegare tutto questo discorso anche agli altri duplici delitti, no? Se sono tutti legati, allora sono stati compiuti tutti per motivi esoterici, satanici, medianici, no? O no? Oppure verrà fuori nel corso del tempo che uno dei duplici delitti potrebbe essere stato compiuto per motivi, diciamo, di idee fasciste, nazifasciste o neofasciste. E allora bisognerebbe dimostrare che tutti i duplici delitti sono stati commessi in nome di queste idee neofasciste o nazifasciste, no? Essendo tutti i duplici delitti collegati. Oppure potrebbe venire fuori nel tempo che uno di questi duplici delitti possa essere ricondotto ad un discorso di guerra psicologica o di guerra non ortodossa che rientra nella strategia della tensione o in quegli anni lì. E allora bisognerebbe dimostrare, per forza di cose, che tutti i duplici delitti rientrino in quel tipo di discorso, perché sono tutti legati i duplici delitti o no. E allora, vedete, non sono forse io ad essere un illuso perché mi ostino a seguire l'indagine dell'assassino seriale unico che non ha portato a niente e che è stata seguita per tanti anni da parte della procura, perché secondo me la chiave per capire, per comprendere la vicenda Mostro di Firenze è proprio in quell'indagine lì. Forse, chi lo sa, gli illusi sono coloro che cercheranno o cercano di dare una soluzione al Mostro di Firenze o a tutto quello che è racchiuso nella vicenda Mostro di Firenze, partendo però dalla fine, non tenendo presente come mai siano usciti i presunti complici e poi i presunti mandanti. Non si tiene conto di questo, minimamente. Dice, ah, sono usciti i presunti complici e i presunti mandanti, hai visto? C'era un medico che richiedeva questi feticci, i soldi. E poi da lì vai a sapere che cosa ci potrebbe essere dietro, no? Che Vigna potesse essere implicato in qualcosa di sette, di logge. Quando verrà dimostrato, vi ripeto, lo prenderò in considerazione. Però, fino a prova contraria, mi interesserebbe molto capire invece come mai la tesi ufficiale si è andata in questo modo. E interesserebbe anche molto capire perché, a proposito di atti, la commissione parlamentare di inchiesta
La Commissione parlamentare antimafia, scusate, non ha ben pensato di richiedere, pur avendone facoltà, quali atti? Dal momento che della Commissione antimafia fanno parte 25 deputati e 25 senatori, poteva essere venuto in mente a qualcuno di dire: ma dal momento che Angelo Izzo ci ha parlato del duplice delitto del 1974, noi come commissione, dal momento che abbiamo iniziato una proficua collaborazione con la Procura della Repubblica di Firenze, perché non richiediamo giusto appunto l'atto che riguarda il fascicolo inerente al duplice delitto del 1974 che è contenuto nel procedimento penale a carico di Pietro Pacciani, oltre poi a richiedere tutti gli altri documenti del Giles e degli anni a venire. Sarebbe stato interessante, magari, attraverso quel fascicolo lì, comprendere anche che in quel fascicolo e a processo Pacciani, per quel duplice delitto, non si è parlato minimamente di esoterismo, di satanismo, no. Era legato, diciamo, a delle perversioni legate all'imputato, quelle che gli sono state attribuite a Pietro Pacciani, poiché a Pietro Pacciani non è stata fatta neanche una perizia psichiatrica per comprendere se la sua mente potesse essere o meno affine a quel tipo di duplici delitti, neanche quello. Lo hanno dato per assunto. Sì. Ci stava tutto. Ci stava tutto. E quindi non è venuto in mente di richiedere gli atti neanche a una persona arguta, ad un membro della commissione antimafia che è il giudice Giuseppe Di Lello, storico membro del pool antimafia di Palermo, però anche lui magari avendo già dato tanto, tantissimo direi, in quella stagione lì, è anche giusto, insomma, che non si può essere sempre leoni, no? Giustamente. E quindi anche questo dettaglio di poter richiedere, secondo il codice di procedura penale, anche altri atti, e specialmente l'atto che riguardava il duplice delitto del 74, non è venuto in mente neanche al dottor Di Lello. Ma oltre questo, quindi mi chiedo come abbiamo potuto fare dei riscontri alle parole di Angelo Izzo. Stavolta non sulla vicenda Corazzini e su Francesco Narducci, ma su Francesco Narducci e il duplice delitto del 74. Non avendo approfondito il fascicolo. E se anche, mettiamo così, se anche l'avessero approfondito, allora come dar credito alle parole di Angelo Izzo in merito a quel duplice delitto? Domanda. Quale riscontro, oltre al fatto che l'abbia detto? Magari per la villa, ora per la vicenda Corazzini e Narducci, per la villa avrà dato i suoi riscontri, io non voglio dire, non parlo di questioni che non conosco, ma per il duplice delitto del 74. Che riscontri ci sono stati anche in seno alla relazione della Commissione? Mi sembra un poco nulla. Descrizioni, sì, di quello che ha detto Izzo, ma è, secondo lui, no? Un rito? Quale rito? Non c'è nessun rito esoterico o satanico intorno ai duplici delitti delle coppiette. Si tratta di una psicopatologia ben definita a carico di una singola persona, che non poteva essere certo condivisa con altri. Di questo si dovrebbe farsene una ragione, perché, voglio dire, sono atti che fanno parte della vicenda Mostro di Firenze, che sono stati redatti da professori, cioè persone chiaramente più illuminate di me, di sicuro. Poi se qualcuno pensa di saperne nella sua materia, che ne so, più del professor De Fazio, oppure più dell'uomo dell'FBI, benissimo, ci mancherebbe altro. Queste persone che pensano di saperne di più, un giorno magari ce le vedremo a dirigere, che ne so, il Copasir, chi lo sa. Però, fino a che questo non avviene, dobbiamo, secondo me, prendere in considerazione
tutte le questioni che non sono tornate nella tesi ufficiale, perché è solo osservando l'operato degli inquirenti nel corso dell'indagine reale dell'assassino seriale unico si può arrivare a capire come mai poi dall'assassino seriale unico si siano sviluppate tutte quelle altre opzioni, chiamiamole così, che nel tempo non hanno portato a niente. Se volete vi dimostro come sempre perché sia stata anche questa l'ennesima occasione mancata. Allora, tutto parte dal 29 luglio del 1984, dopo il duplice delitto di Piarontini e di Claudio Stefanacci. La procura, fino a quel momento, si era convinta dell'indagine della pista sarda a seguito, insomma, della segnalazione anonima, e erano corsi dietro ai sardi nella speranza che potessero essere loro. Dice: i proiettili sono gli stessi, la perizia dice ha sparato la stessa arma, ritorniamo sui sardi. Poi, dopo aver messo in carcere Francesco Vinci, Mele, Mucciarini, le persone continuano a morire, anche la procura si convince che non possono essere i sardi e smettono con quella pista d'indagine lì e aprono l'indagine sull'assassino seriale unico con l'istituzione della SAM, all'inizio Sandro Federico, poi succederà Ruggero Perugini, eccetera, e vanno avanti per la bellezza di, quindi, 29 luglio 84. Mettiamo caso, adesso facciamo conto, adesso proprio date pari, no? Per dire, dal 29 luglio 84 si cambia metodo di lavoro, viene istituita la SAM, anche se verrà istituita un pochettino dopo, comunque. 29 luglio 1984. 29 luglio 1991. Ci sono 7 anni, giusto? 7 anni di indagine della procura e della SAM sull'assassino seriale unico, ok? Il 29 di ottobre, come sappiamo, del 91 sarà consegnato a Pietro Pacciani l'informazione di garanzia di essere indagato per i duplici delitti. Quindi in tutto l'indagine sull'assassino seriale unico è andata avanti 7 anni e 3 mesi, va bene? Dal 29 ottobre del 91 tutti gli atti compiuti dalla procura e dalla SAM non sono più a carico di un ipotetico assassino, ma sono a carico di Pietro Pacciani, giusto? E infatti, in forza, diciamo, di tutti quegli atti prodotti, la procura tenta di portare a processo Pietro Pacciani in quanto assassino seriale unico. Il 19 aprile del 94 comincia il processo, giorno più giorno meno, o il 19 aprile o il 20 aprile, insomma, del 94. Quindi l'indagine portata avanti a carico di Pietro Pacciani è durata 2 anni e 6 mesi. E a processo, chiaramente, quali atti hanno portato? Gli atti inerenti a Pietro Pacciani, che sono gli atti di 2 anni e 6 mesi. Ma la domanda che mi faccio io è: gli atti del fascicolo del pubblico ministero, che non sono mai entrati nel procedimento penale, che fine hanno fatto? L'indagine è molto più corposa rispetto all'indagine portata avanti su Pacciani, singolo. L'indagine sull'assassino seriale unico è stata portata avanti per 7 anni e 3 mesi. Quindi, se già gli atti del processo Pacciani sono una mole, immaginatevi voi gli atti del fascicolo del pubblico ministero, che non sono mai entrati nel procedimento penale per l'assassino seriale unico. Saranno una moltitudine. Com'è che a nessun membro della commissione antimafia, anche, vi ripeto, in virtù di 2 articoli di legge del codice di procedura penale, articolo 116 e articolo 114
non hanno pensato bene di richiedere anche gli atti del fascicolo del pubblico ministero, avendone facoltà? Dal momento che ci sei come istituzione, per, diciamo, per la prima volta, vogliamo dire così, abbiamo l'occasione che un'istituzione possa approfondire cosa sia successo non solo alla vicenda della povera Corazzin, Narducci e tutto il resto, ma dal momento che è stato tirato in ballo uno dei duplici delitti che riguardano la serie di tutti i duplici delitti avvenuti in Toscana dal 68 all'85, c'era un'opportunità, già che ci sei, dico io, cavolo, richiedi un po' tutto per avere anche un quadro più chiaro tu come commissione, magari mettendo insieme proprio quegli atti che ormai sono pubblici, anche quelli del fascicolo del pubblico ministero mai entrati nei procedimenti penali, sovrapponendo quegli atti lì a quelli che già si conoscono, magari la commissione avrebbe potuto dare anche una storia del tutto diversa a tutta la vicenda, non solo al finale che riguarderebbe Narducci, perché con tutto il rispetto, ve l'ho già detto, prima di Narducci e di sapere tutto quello che gli è successo, questo canale vuole sapere che cosa è successo alle vittime, a tutte quelle vittime assassinate dal 68 all'85. Questo è importante. E anche qui è stata un'occasione mancata, si sarebbe potuto richiedere, anche, vedete la malizia, com'è che non si ha, per certe questioni, anche chi fa parte delle istituzioni, non ha malizia di prendere al volo delle questioni. C'è stato anche il pronunciamento di due GIP favorevoli perché gli avvocati potessero accedere agli atti, la dottoressa Angela Fantechi e la dottoressa Silvia Romeo, anche in forza di quello. La commissione, collaborando con la procura, avrebbe potuto richiedere maggiormente anche gli atti del fascicolo del pubblico ministero, che sono una moltitudine, e vai a sapere, in quegli atti ci potrebbe essere di tutto. Vi ripeto, secondo me e secondo il mio canale, tranne il nome del mio uomo, il nome dell'uomo di Stato non c'è assolutamente, però spulciare quei 7 anni e 3 mesi di indagini portate avanti dalla procura sull'assassino seriale unico sarebbe stato molto utile e potrebbe essere ancora utile. Quanto ce li vogliamo lasciare quegli atti in quel magazzino? Un altro mezzo secolo? Poi magari un giorno, chi lo sa, un principio d'incendio, no? Puff, brucia tutto e arrivederci e grazie. No. Dal momento che ci dovrà essere anche una commissione, si è detta, no? Una commissione futura che dovrà riprendere in mano tutto. Io, come appassionato della vicenda, come cittadino, come diceva il dottor Mignini, faccio appello proprio perché si vada a scavare in questi atti, avendone anche la facoltà, perché se non ne ha facoltà neanche una commissione antimafia che si è imbattuta in un duplice delitto e si sta occupando anche di quello, chi è che ne dovrebbe avere interesse, scusate? Che si vada a chiedere una volta per tutte di svuotare il magazzino, diciamo, presso la procura di Firenze, basta con queste, con questa segretezza. Io posso comprenderla, però bisognerebbe che anche le istituzioni cominciassero a fare un passo in più, dal mio personale punto di vista. Se no, allora poi si viene a dire, cioè, se un cittadino poi dice che manca la volontà di approfondire, e allora quel cittadino magari dice: ma te non hai fiducia nelle istituzioni, allora non ti sta bene niente di come lo fanno. No, non mi sta bene, diciamo, non come lo fanno, non mi sta bene di quello che non fanno, pur avendone l'opportunità, i pieni poteri, sono loro i deputati e senatori, non sono io. Ripeto, com'è possibile che non sia venuto in mente a uno di dire, quando c'è da capire una questione, come si fa? Si rinizia da capo. È inutile basarsi su un singolo duplice delitto se poi non si conosce la storia di tutti gli altri. Non è che uno dice, è fatto uno, li abbiamo visti tutti, e no. Perché sono tremendamente legati, ma ogni duplice delitto è a sé. Per modi, tempi, dinamiche. Ma stiamo scherzando. Questo è.
il discorso, insomma, che voleva chiarire un pochettino anche questo aspetto dal mio punto di vista, perché vi ripeto, sembra che si vada a cercare sempre cose esterne per non approfondire mai le cose interne, quelle che fanno parte della vicenda Mostro di Firenze, della vicenda storica, piaccia o no. E della vicenda storica Mostro di Firenze non fanno parte Stefano Delle Chiaie, il suo braccio destro, gli Ommi, chi lo sa. Della vicenda Mostro di Firenze fanno parte le 16 vittime Pacciani, Vanni e Lotti, Faggi, Corsi, Calamandrei. Questo riguarda la vicenda Mostro di Firenze e per me. Per questo canale è importante capire tutto quello che è successo all'interno di questa inchiesta, che poi sarebbero tre inchieste, però è un'unica inchiesta. Tutto quello che viene dopo e tutto quello che c'è stato prima, vi ripeto sempre, per questo canale mi dispiace. Io non mi sto a continuare ad occupare di persone assolte, di persone che lo Stato sa perfettamente dove si trovino. E continuare a fare discorsi se potesse o non potesse essere lui, mi riferisco al sardo, Salvatore Vinci. Ancora a pensare che ci potevano essere delle prove e lo Stato che sa dov'è, c'ha le prove ma se lo guarda e dice ma ormai Salvatore sta lì, ma ormai è andata così, cioè, voglio dire. E non mi interessa tutto quello dopo, che è derivato dal processo Calamandrei in poi, il nulla proprio, il nulla. Già il processo Calamandrei è stato molto ardito e la procura ha voglia a dire, la procura non ha appellato. Se fosse stata convinta che ci fossero ancora elementi per combattere, per dimostrare che il Narducci e Calamandrei si dovevano conoscere per forza, la procura non ha appellato, vuol dire che basta. Cioè il processo Calamandrei era l'ultimo anello della catena che era cominciata con l'assassino seriale unico Pietro Pacciani e non ha funzionato, mi dispiace, perché la tesi ufficiale si è persa in queste diramazioni che non hanno portato a nulla. E le osserviamo, ve l'ho detto che il video è piuttosto lungo, se ci avete pazienza bene, se no è lo stesso. Sembra che non si voglia comprendere che in merito a fatti così gravi abbiamo avuto procedimenti penali che si sono svolti in questo modo. Perduso, sperduso e lei è una donna, ora andrà la vede, la conoscerà da sé. Se uno la avesse a un piede merita tagliarselo per mandarla via d'intorno. La venne a ballare, ci fu la festa dei cacciatori a Monte Firidolfi e venne a impegnarmi, dice si fa un ballo e io accettai, ballamo. Allora noi si suonava l'orchestra un tango e lei faceva, la ballava il salto di capretto, così io non mi ritrovavo con questa qui. Poi l'aveva un odore peggio della volpe. Allora io gli dissi, senta signora, abbia pazienza, grazie. Avevo una busta da lettere e mi disse che erano dei peli di fica. Io dissi, boh, che tu ne fai? Gliel'ha presi da una prostituta, gliel'ha da una prostituta, questo discorso qua. Lei ha detto appunto che venivano fatti nella casa di via Frastignano dei filtri di amore, no? Gli automatici. E che c'era un mago, un altro mago, quello stesso, no? Chi era più bravo dei due maghi? Io la pazienza, che discorsi mi fa? Io non mi avevo bisogno di magia, io soldi me li sono sempre guadagnati, bene o male me li sono sempre guadagnati, non ho bisogno di magia. Ma non avendo detto con me posso stare a bere. E ho rimarcato soltanto sulle ultime due figure testimoniali, chiamiamole così, perché insomma, senza voler andare oltre. Allora, duplici delitti così efferati, dove poi si sono portate a processo delle persone accusandole di averli commessi, meritavano delle testimonianze in questo modo. Il fatto di affrontare fatti così gravi in questa maniera qui, a me interesserebbe molto capire perché quei procedimenti penali si sono svolti in questa maniera. Perché
a fronte di fatti così gravi. Questo andrebbe capito, fino a che non si comprende tutte queste cose che riguardano la storia, l'inchiesta del mostro di Firenze, non si comprenderà mai nulla, secondo me, della vicenda mostro di Firenze. Il processo Pacciani. Pietro Pacciani era stato accusato inizialmente di aver commesso tutti e 8 i duplici delitti, no? Questo era il capo di imputazione. Il processo si è svolto come sappiamo e alla fine Pietro Pacciani è stato assolto per il duplice delitto del 68, poiché esisteva già un reo confesso, ed è stato condannato per 7 duplici delitti. Adesso non prendo neanche in considerazione la sentenza Ferri, la lascio stare. Guardo il discorso soltanto dalla parte della pubblica accusa. Quindi Pietro Pacciani viene condannato a 7 duplici delitti. E nella sentenza, chiaramente, esce fuori il discorso dei complici. Allora vedete che già da qui l'inchiesta inizia subito poi a cambiare. Quella che era l'inchiesta sull'assassino seriale unico si trasforma nell'inchiesta all'assassino seriale unico, però con complici. E allora si forma l'associazione per delinquere, per forza. Quindi però trovano questi complici, Vanni e Lotti, no? Sempre dalla parte della pubblica accusa. Vanni viene imputato per 5 duplici delitti, perché comprendeva anche quello dell'81 di ottobre di Calenzano, essendoci il Faggi imputato di essere il loro basista. E quindi 81 di ottobre, e poi Vanni deve rispondere dei duplici delitti dell'82, dell'83, dell'84 e dell'85. Ora qui c'è da notare bene anche una cosa, quasi sarebbe da dire goliardica se non fosse tragica, sia per il punto di vista umano che giuridico, perché se nell'ottica della sentenza definitiva che ha condannato Vanni Allotti, Vanni è l'escissore, esecutore materiale in quanto escissore, non in quanto assassino. L'assassino è Pietro Pacciani, perché nei duplici delitti dove Vanni ha escisso, dove ha potuto scindere, le vittime sono state assassinate a colpi di pistola. Quindi Vanni non le ha uccise, avrebbe commesso le macabre escissioni per poi infierire anche dopo successivamente con l'arma bianca sui corpi dei ragazzi. Però questo è importante da distinguere. Nell'ottica della pubblica accusa, Pietro Pacciani ha ucciso Piero Antini e Claudio Stefanacci e Nadine Morio. Ad un caso, perché sono stati uccisi a colpi di pistola. Ad un caso Mario Vanni, l'unico delitto ascrivibile a Mario Vanni, se si vuole lavorare proprio con la fantasia, è quello del giovane francese Jean-Michel Cravicivilli, che Vanni avrebbe allora, nell'ipotesi dell'accusa, rincorso, bloccato e finito a coltellate. Quello potrebbe essere l'unico delitto ascrivibile a Mario Vanni in quest'ottica, e lavorando molto di fantasia, vi ripeto. Quindi Vanni non ha ucciso nessuno. Però la domanda interessante, che sarebbe stato anche da porre alla pubblica accusa, che ci faceva allora Vanni nel 1982 e nel 1983? Dal momento che nell'82 e nell'83 le vittime sono state assassinate solo ed esclusivamente a colpi di pistola. Non c'è stato nessun accanimento con l'arma bianca nell'82 perché non ce n'è stato il tempo e nell'83 per i motivi che sappiamo, non perché fossero due uomini. Nell'ottica della pubblica accusa è così, perché Lotti ha detto, no, che poi Pietro, quando vide che erano due uomini, si incazzò. E quindi allora Vanni, perché è stato condannato anche per quei due duplici delitti, scusate? Cioè, qui allora c'è davvero un processo all'intenzione. Dice, Vanni lì non ha escisso, ma se avesse potuto avrebbe escisso.
Voglio dire, ma non hai scisso? E poi chi lo dice? Mettiamo per l'82 a Baccaiano sia stata una situazione dove questa triade criminale sia dovuta scappare il prima possibile, no? A Giocoli però, essendo se si ritiene Vanni quel tipo di criminale, anche se erano due uomini, chi avrebbe potuto impedire a Vanni comunque di dire agli altri due sodali: e guarda, io voglio tirargli comunque qualche coltellata, e va lì e gli accoltella. Che senso ha di dire erano due uomini e allora non hanno infierito con l'arma bianca? Questo è un discorso che non vale sia per Pietro Pacciani e Vagnellotti, ma neanche per l'assassino seriale, quello reale, il reale autore di questi duplici delitti. Questo è un discorso che non va. E quindi non si capisce anche perché in sede processuale la posizione di Mario Vanni sia stata identica, spiccicata agli altri duplici delitti dove, a detta dell'accusa, lui avrebbe scisso. Anche qui, vedete, sono anomalie che però non si vanno ad approfondire, no? Tanto i processi ormai sono conclusi, ma è lì dentro la chiave per comprendere tutto questo procedere nel tempo, osservandolo anche a ritroso. E lo stesso per il Lotti, Anche il Lotti si è autoaccusato per i duplici delitti dell'82, dell'83, dell'84 e dell'85. Chissà perché abbia cominciato di punto in bianco ad accompagnarsi a queste persone, ma si sa, no? Per via delle minacce che gli fecero di andare a dire che fosse un omosessuale, no? Tutto questo è entrato in procedimenti così gravi che riguardavano la morte terribile di 16 persone. Tutto questo è entrato. E allora, di rimando, poi condannati Vagnellotti e assolti Faggi e Corsi, e quindi è venuta a cadere anche l'accusa per Mario Vanni per il duplice delitto dell'81 di ottobre di Calenzano, dice non c'è Faggi e allora non c'era neanche Vanni, vedi? E sono stati condannati come esecutori materiali, formula fantasiosa in questo caso, dall'82 all'85. E la stessa questione è stata ripresa poi per il processo a Francesco Calamandrei, che sarebbe stato lui il mandante di questi duplici delitti, perché per avere, no, i macabri reperti. Allora, già se, sempre basandoci sull'82, 83, 84 e 85, Calamandrei era il mandante di questi duplici delitti. Alla prima volta, ragazzi, prendiamolo un po' a ridere, per comprenderne anche l'assurdità. Mettiamo caso che davvero Calamandrei è stato assolto, perché il fatto non sussiste, non perché fosse una fantasia, cioè era una fantasia l'accusa. Poi vi lascio anche il link in merito per approfondire. Mettiamo caso che, sempre nell'ipotesi dell'accusa, adesso sto guardando solo le fonti di accusa, non ho ancora citato niente della difesa. Mettiamo davvero che Calamandrei abbia chiesto a questi amici, che tanto si conoscevano tutti, no, facciamo i Vagnellotti, di fare queste cose. Dice, va bene, vai, accettiamo. Alla prima volta, nell'82, non riescono a fare le escissioni. Quindi torneranno dal Calamandrei a mani vuote, dice, guarda, si è infrascata la macchina, ha fatto un casino quell'altro e siamo dovuti andare via. E Calamandrei dirà, ragazzi, però stateci un pochettino più attenti, perché qui l'organizzazione sopra di me ne ha bisogno di questi macabri reperti per fare delle cose, insomma. Ormai questa volta è andata così. Al prossimo duplice delitto, mi raccomando, un anno, poco meno, va bene? E ci ricontattiamo, perfetto. Va bene Francesco, vedrai che non sbaglieremo più, dice Pacciani al dottor Calamandrei. 83 a Giocoli, compiono tutto quello che devono compiere, questa triade criminale, Pacciani e Vagnellotti, aprono il portellone, a detta dell'Otti. No, sono due uomini, porca mattina, ma non avevi controllato te? O non eri quello che stava sempre dietro a fare sopralluoghi, no? A guardare dietro alle vittime, alle future vittime, e sono due uomini. E che gli diciamo adesso a Francesco Calamandrei? Direi a Pacciani, e che tu gli vuoi dire? Quello che è, tornano da Calamandrei un'altra volta. Che
che sarà lì per aspettare questi macabri reperti da consegnare alla setta, si ripresentano a casa, a farmacia, non so dove, alla luce del sole proprio, no? E anche stavolta Francesco Calamandrei dirà: ragazzi, ma siete sicuri di essere in grado? Se no contatto qualcun altro, perché qui non è che si può andare a vuoto, ci ammazzano a tutti, E Pacciani, Vannellotti, ancora più spaventati, diranno: non sbaglieremo più. Quindi iniziano a essere più attenti, iniziano a pedinare proprio davvero le loro vittime. Specie Vanni andrà un sacco di volte a Vicchio, a detta dei testimoni. Da San Casciano si recherà sempre, sarà spessissimo a Vicchio. In corte di assise viene detto che viene visto 6-7 volte a Vicchio. Un po' tanto, però si vede che a Vanni piaceva Vicchio. Iniziano a fare questi sopralluoghi, colpiscono precisamente quella sera lì, partono da San Casciano a un orario improbabile, però arrivano, guarda caso, proprio alla piazzola dove sono Pierontino e Claudio Stefanacci, e loro sono ancora lì, un tempismo perfetto. Poi saranno 2 ore a girare per Vicchio, avvistati da tutti, saranno andati a fare le gare, no? Un po' di rally, perché a Lotti garbava correre, no? E poi saranno tornati a San Casciano, però ce la fanno, tornano a San Casciano. Francesco Calamandrei contentissimo, dice: Madonna, no, finalmente ce l'avete fatta, tieni i soldi e dammi i macabri reperti, al prossimo incontro. Prossimo incontro, fissato per Scopeti. Agirà questa triade criminale, riusciranno anche lì nel loro intento e anche qui comunque riescono a fare tutto. E Calamandrei, benissimo, contento, grazie, arrivederci. E si conclude così la storia. Poi, quando il Calamandrei viene portato al processo di essere il mandante, nessuno però della pubblica accusa si è domandato: ma per i duplici delitti precedenti lei non c'entra nulla? E Calamandrei chiaramente dirà: no, siete voi che dovreste dimostrare che io ci possa entrare qualcosa anche con quei duplici delitti, per aver richiesto anche lì le parti anatomiche, no? Come le ho richieste dopo. Magari prima c'era un altro dottore. Chi lo sa? Vedete l'assurdità di tutto questo procedere? Da parte della pubblica accusa non vi ho detto nessuna parola di nessun avvocato difensore. La tesi della pubblica accusa si smonta da sé. Da Pacciani in poi. Ma anche la tesi Pacciani si è smontata da sé durante il corso del procedimento penale. Per quello ogni bene ha scritto in sentenza che ci potevano essere dei complici. Perché aveva intuito anche ogni bene che non poteva essere Pietro Pacciani l'assassino seriale unico. È chiaro, è normale. Chiaramente mica te lo viene a dire. Dunque, per come la vedo io, se non si comprende il percorso delle indagini reali che furono, secondo me non è possibile comprendere la vicenda del mostro di Firenze. Tutto qui. Poi vi ripeto, ognuno può star dietro, può inventarsi, diciamo, le ipotesi e le piste che meglio crede, piste investigative che meglio crede, ci mancherebbe altro. Io seguo le vecchie piste investigative che riguardano proprio la vicenda mostro di Firenze e le 16 vittime e gli imputati che sarebbero stati loro responsabili di questi duplici delitti, il che non è assolutamente vero. E quindi vi dicevo, una commissione antimafia secondo me si dovrebbe anche dare la pena di sbrogliare, mi auguro che lo faccia la commissione antimafia futura, di sbrogliare 3 punti in merito alla vicenda mostro di Firenze, che sono punti essenziali e sono punti anche molto semplici che vogliamo, che però riguardano questa tragica storia. Il punto A: se non si chiarisce che cosa abbia spinto un magistrato come la dottoressa Silvia Della Monica a lasciare l'inchiesta, non si arriverà mai a capire la storia del mostro di Firenze, secondo me. Perché se la dottoressa Della Monica avesse lasciato l'inchiesta del mostro di Firenze perché troppo pericolosa a suo dire,
o a dire di altre persone, non si sarebbe certo dedicata al traffico di droga internazionale che riguardava Cosa Nostra, insieme ai giudici di Palermo, che erano i giudici in quel momento più assediati dalla criminalità siciliana. I giudici saltavano per aria a Palermo come mosche proprio, assassinati per la strada, poliziotti. E la dottoressa Della Monica va chiaramente da magistrato di valore qual è a collaborare con persone così. Quindi non si dica che sia andata, diciamo, al mare a rilassarsi, no? E allora, se una donna di questo carisma e di questo coraggio ha affrontato inchieste simili, che cosa l'ha spinta a lasciare l'inchiesta Mostro di Firenze? Se non si sbroglia, o se chi di competenza non sbroglia questo discorso, secondo me non si potrà comprendere la vicenda. Il secondo punto molto importante: se non si comprende chi sia stato a mandare le 5 lettere nel 1985 e la lettera del 1987, non si potrà comprendere la vicenda Mostro di Firenze. Le 4 lettere, vi ripeto sempre, di sfida, più che altro quella alla dottoressa Della Monica era di minaccia, quella con l'embo di sena, essendo donna, anche per incuterle più timore. Le lettere ai 3 magistrati con il proiettile, che ci saranno arrivate come vi pare, ma ci sono arrivate in procura. Chi è che manda le lettere con dei proiettili a una procura? E poi non così generale, eh? Ai sostituti procuratori Cannessa, con 2 N, e Fleury, e poi successivamente anche al sostituto procuratore Pierluigi Vigna. Chi è che può permettersi di sfidare una procura in questo modo? Io? Voi? Aufiero? Per dire? Dai, queste sono cose di alto livello che può fare soltanto una persona dello stesso rango, un uomo dello Stato, così come colui che ha controbattuto all'intuizione della dottoressa Della Monica per Baccaiano. Erano 2 cervelli allo stesso pari, Pacciani. E il punto C, molto importante: fino a che una commissione antimafia non sbroglierà il perché lo Stato abbia avuto bisogno di produrre una prova falsa a carico di un sospettato per poi trasformarlo in imputato. Questa è una cosa gravissima. Non mi interessa chi dice non va dato per certo, forse non è certo, chi lo sa, ci sono delle perizie chiare e semplici. Poi che la perizia del RIS non confermi la perizia di padre dei Minervini, a me, appassionato della vicenda, non interessa proprio nulla, perché la perizia del RIS neanche la smentisce, però, la perizia di padre dei Minervini. Quindi se padre dei Minervini mi dice che con molta probabilità quel proiettile Gobbo è stato artefatto, e la perizia del RIS mi dice che quel proiettile non è mai stato incamerato in una beretta, almeno non quella che interessa, basta, quella è una cartuccia che è stata ritrovata lì da uomini di Stato quando nell'orto di Pacciani c'era lo Stato. Punto e basta, non ce l'ha messa Pacciani, non se l'è scordata Pacciani. E fino a che queste cose non saranno chiarite, questi 3 punti, e mi sono limitato a questi 3, ha voglia di ragionare di Mostro di Firenze, ha voglia di andare a cercare le 7, il doppio cadavere, che tutto ci può stare, eh? Ma che cosa hanno a che vedere le vicende successive con quelle che vi ho rammentato ora? Assolutamente nulla. Io di Narducci non so nulla e non dico nulla. Pierluigi Vigna disse che per la vicenda Mostro di Firenze lui, in 2, vi ripeto, duplici delitti, non si trovava in Italia. Poi qualcuno potrebbe anche pensare che Vigna e Narducci, essendo parti della stessa loggia, della stessa setta, è chiaro che si coprissero l'un l'altro. Uno può pensare anche questo, ci mancherebbe altro.
Io invece, per la vicenda Mostro di Firenze, lo ritengo estraneo e mi curo di tutte queste questioni che, guarda caso, queste sì, c'entrano purtroppo con l'inchiesta noiosa, inutile e sciocca dell'assassino seriale unico. Purtroppo. Però le ha portate avanti una procura della Repubblica queste indagini, quindi andrebbero prese in considerazione. Poi, se non interessa, perché sono troppo, effettivamente sono un po' noiose da comprendere certe dinamiche. E poi, dal momento che purtroppo non c'è una fine ben definita in questo caso, è anche giusto che ognuno, diciamo, fantastichi come meglio crede, ci mancherebbe altro. Questi sono punti di vista, mettiamola così, però allora se si può arrivare a pensare, no? Perché io posso anche comprendere che qualcuno chiaramente dica, ma il fatto, guarda, dell'assassino seriale unico che facesse parte delle forze dell'ordine, che poi Vigna e Perugini ci si sono imbattuti e l'hanno coperto per salvarsi il culo, mi sembra un po' inverosimile. Magari le cose sono più semplici di quello che pensiamo, e io dico, sono più semplici, e poi si va legittimamente o illegittimamente, che ne so, a pensare che Pierluigi Vigna potesse far parte di una setta massonica, cioè tutti i proseliti dell'avvocato Franceschetti, che poi sfocia tutto in questa rosa rossa, nella setta dei nove angoli. E allora ci sarebbe un super vertice, no, che controlla tutto, le istituzioni, l'Italia, il mondo, cioè, voglio dire, queste non sono ricostruzioni fantasiose? Dal mio punto di vista sì, abbiate pazienza. Come si fa a ritenere uno scenario simile, una simile spettre? Allora, tutte queste persone, Vigna, le sette, i Narducci, tutti, cioè, coloro che indagavano erano anche gli stessi che compievano o davano ordine di compiere questi duplici delitti? Sarebbe andata così la storia del Mostro di Firenze? Ma quando un giorno verrà scritto un best seller dimostrato proprio con prove documentali, magari, che possa dire che la verità era questa, anch'io, come nel caso venisse dimostrato che fosse proprio Vigna l'assassino, dirò anche lì, guarda te, chi l'avrebbe mai immaginato, sono proprio un sempliciotto, ne prenderemo atto. A me invece, stranamente, queste cose sembrano astruse alla vicenda Mostro di Firenze, e il fatto dell'assassino interno allo Stato, appartenente magari a qualche corpo di tipo militare, che sia uscito un po' di testa, ma comunque abile a tenere sotto controllo le indagini, i suoi colleghi, visto che ci lavorava a fianco, questo sembra strano. Non lo so, io nella mia descrizione mi sembra anche di dare di Pierluigi Vigna e di Ruggero Perugini anche un aspetto professionale e umano più corrispondente alla realtà. Che cosa, scusate, che cosa avrebbero dovuto fare due funzionari, ma specialmente Pierluigi Vigna, che si imbatte, che sta indagando per anni o da anni, dall'82 in particolare, sui duplici delitti, e poi a seguito del metodo di lavoro che verrà cambiato impostando l'indagine sull'assassino seriale unico, si imbattono in questa persona? A livello professionale, umano, che cosa avrebbe dovuto fare Vigna secondo voi? Dal momento che trascinare questa persona a processo lo avrebbe distrutto dal punto di vista istituzionale, non solo della carriera, non è una questione di carriera, perché Vigna farà carriera, se vogliamo dirla tutta, 11 anni dopo. 11 anni dopo diventerà procuratore nazionale antimafia. Ma perché è diventato procuratore nazionale antimafia? Perché prima, purtroppo, si è imbattuto in una vicenda più grande di lui, perché scoprire una persona che fa determinate questioni e ce l'ha intorno a te e non te ne sei accorto perché magari non gli hai dato neanche troppo peso,
è una cosa che ti avrebbe distrutto a livello istituzionale, non solo di carriera. Non so se riuscite a cogliere il nesso. Vi ripeto, per un uomo come Vigna, che stava portando avanti delle inchieste con successo, un magistrato, vi ripeto, con i controcazzi, che cosa avreste fatto voi se vi foste imbattuti in questo assassino? Se Vigna, mettiamola così allora, se Vigna a quel tempo che indagava sull'assassino seriale unico, no? Si fosse imbattuto nel corso delle indagini in un gruppo, che ne so, di appartenenti delle forze dell'ordine, mettiamo un po' di carabinieri e un po' di polizia per par condicio, che si fossero messi a delinquere, compiendo tipo gli uomini della Uno Bianca, rapine, omicidi, lo stesso, e li avesse sgominati, mi spiego? Quello sarebbe stato un ulteriore fiore all'occhiello per Pierluigi Vigna. Perché oltre a combattere il crimine, si sarebbe accorto come magistrato che anche qualcuno interno commetteva determinati reati. Ma non è come non accorgerti di una persona che lavora molto vicino a te, nell'ambiente della procura e molto vicino ai corpi, uno cui appartiene quello dei carabinieri, secondo me, e collaborando comunque anche con il corpo della polizia. Non ci avresti fatto una bella figura come sostituto procuratore se tu ti fossi presentato ai tuoi superiori dicendo loro: guardate, l'assassino seriale l'hai trovato? Ti direbbe il tuo superiore: certo, chi è? Era uno dei nostri. Uno dei nostri chi? Tale e tale, il capo di Vigna. Guarda la porta, va a chiudere la porta e ritorna al tavolo e gli dice: si danno del tu. Per lui dice: ma mi stai prendendo per il culo? Era uno dei vostri? Uno che... e non te ne sei accorto? Per Luigi Vigna, che cosa gli avrebbe dovuto dire secondo voi? Il capo avrebbe potuto anche pensare: scusa, sei il suo complice? E Vigna dice: no, non sono il suo complice, no, perché un magistrato come te, che sta mettendo in carcere a pacchi mafiosi, terroristi, stai conducendo delle inchieste con una pervicacia, con un'attenzione incredibile, e mi vuoi far credere che non ti sei accorto di uno che nel corso del tempo ha compiuto tutte queste cose. Anche se io e Vigna, certo che gli dirà: non me ne sono accorto, no, altrimenti l'avrei fermato prima. E allora il suo capo che gli dirà: guarda, a fronte di questo non ti posso più dare ruoli di comando da qui in poi, anzi mi toccherà convocare anche i vertici dei carabinieri, della polizia, Perugini, i superiori, magari anche di Borgo Ognissanti, e chiedere anche loro spiegazioni in merito a questo scandalo, perché è uno scandalo, Pierluigi. Ora io ve l'ho portata sempre in modo ipotetico, ma voi che cosa avreste fatto nell'ottica anche che semmai venisse dimostrata questa tesi, ci mancherebbe altro, però è una tesi che non va a fantasticare tanto, va a porsi dubbi sulle cose che sono successe, e le cose che sono successe dovete tenerle sempre a mente, dovete tenere presente sempre quei sette anni, dov'è? 7 anni e 3 mesi di indagine
portata avanti dalla procura sull'assassino seriale unico e tutti quegli atti non sono mai entrati nei procedimenti penali, mai. Lì, secondo me, si potrebbe comprendere molto del perché o del cosa abbia spinto magari la dottoressa Della Monica a lasciare l'indagine. Si potrebbe capire molto o intuire, ancora meglio, su chi possa aver mandato le quattro lettere, diciamo, di sfida allo Stato, alla procura tutta a questo punto. E si potrebbe capire ancora meglio, magari ci potrebbero essere atti in quel fascicolo che potrebbero spiegare meglio perché lo Stato si sia dato premura di forzare un po' la mano nei confronti di Pietro Pacciani. Perché, sapete, non è che si stesse accusando una persona, vi ripeto sempre, di aver rubato 2000. Si è forzato la mano per portare a processo una persona e mettere sulla sua testa 8 duplici delitti. Lo si è accusato di aver assassinato 16 persone, mica una a un caso. Una l'aveva già uccisa, ma aveva pagato il suo debito con la giustizia, e sempre che rimarcavano, no? Ha ucciso il Bonini, si è capito, ha ucciso il Bonini, ma pubblica accusa, ci dimostri come possa essere l'assassino seriale. È quel vibratore, la prova. Ah, ecco, spiegato l'arcano, questi procedimenti, no? E quindi si potrebbe capire molto, se qualcuno avesse anche accortezza, vero? Un giorno, non lo so, magari questo è un appello che dico in maniera scherzosa alla futura commissione che verrà, io sono anche disposto a rendermi, visto che sto a Prato, posso andare io anche presso la Procura di Firenze, in corte di assisi o presso la Procura, per conto della commissione, suono, dico: guardi, buongiorno, io sarei Aldo Angeli, sarei venuto a richiedere gli atti del procedimento Pacciani, gli atti del procedimento ai presunti complici, e in più gradirei anche vedere gli atti del pubblico ministero che non sono mai entrati nei procedimenti penali. Dice: ma lei è Aldo Angeli? Ah, benissimo, la stavamo aspettando, giusto appunto, prego, si accomodi, controlli tutti gli atti che vuole. Quando ha finito ce lo dica e richiuda la porta. Non lo so, volete che vada io davvero a richiedere questi atti che ormai sono un archivio giuridico? Quanto tempo, ripeto, ce li dobbiamo far stare in questo stanzone a marcire, se non di peggio? Mi auguro che la prossima commissione sia un pochettino più pronta di riflessi rispetto a quanto non lo sia stata, con tutto il rispetto, insomma, per quest'ultima, ecco. Però diciamo che un balzo felino in più, dal mio personalissimo punto di vista modesto, non avrebbe guastato, perché in quegli atti lì, quelli del fascicolo del pubblico ministero, ci deve essere per forza qualcosa di interessante, anzi di interessantissimo, direi. Quando verrà dato modo di accedere, chi lo sa. Ma tornando poi ai comportamenti di Pierluigi Vigna, quelli terreni, quelli che ha effettivamente messo in atto per la vicenda Mostro di Firenze, sia come procuratore che ha sostenuto l'accusa, che come magistrato. Se ben vi ricordate, nel 1996, al processo di appello, quando il procuratore di udienza Piero Tonio chiede l'assoluzione per Pietro Pacciani e la corte presieduta da Francesco Ferri accoglie parzialmente questa richiesta, assolvendo poi Pacciani, Vigna farà un'intervista in televisione dove dirà proprio la sua. Dirà che un processo che è durato diversi mesi avrebbe richiesto una requisitoria un pochettino più attenta, eccetera eccetera eccetera. Cioè, diciamo che ha, il procuratore capo ha redarguito
il procuratore di Udienza. E Vigna avrebbe ben dovuto sapere che non poteva farlo e non avrebbe mai potuto farlo. Infatti questo suo intervento, che molti magari l'hanno preso anche solo come un'intervista, e dice sì, vabbè, Pierluigi Vigna alla fine ha dato una sua opinione su come si è comportato il dottor Piero Toni. E che vuoi che sia? Come che vuoi che sia? Il giudizio non è che l'ha dato il primo pinco pallino che passava di lì, l'ha dato colui che ha portato avanti quel procedimento, che ha voluto fortemente quel procedimento e ha visto in questo atteggiamento del dottor Piero Toni non un'applicazione della legge, no, Pierluigi Vigna lo ha visto come un attacco personale, pensate voi, costringendo addirittura la Procura Generale a divulgare una nota pubblica, televisiva, questa. Un procedimento di appello è in corso e deve essere evitato ogni rischio o semplice parvenza di interferenze o di ingerenze nella condotta e nelle valutazioni proprie dei soggetti processuali individuati dalla legge. E allora secondo voi Pierluigi Vigna, qui siamo nel 1996, neanche un anno dopo Pierluigi Vigna sarà alla Procura Nazionale Antimafia a dirigerla e a quel punto, no? Vi ripeto io, risolto il problema interno allo Stato, chi gliel'avrebbe fatto fare a Pierluigi Vigna di rischiare così tanto in funzione, mettendosi anche un po' contro il Consiglio Superiore della Magistratura, che di lì a 6 mesi, poco più, lo nominerà procuratore nazionale antimafia. Ma Vigna si è comunque voluto esprimere pubblicamente, entrando anche in un bel ginepraio, perché come avete visto poi venne anche sanzionato dal Consiglio Superiore della Magistratura. E secondo voi un uomo come Pierluigi Vigna, che si è messo, diciamo, anche contro rispetto al suo stesso potere, cioè della magistratura, in una situazione, diciamo, di emergenza, in una ragione di eccezionalità, quale poteva essere l'uomo dello Stato assassino molto vicino agli ambienti che contano, si sarebbe procurato forse delle remore? Dal mio personale punto di vista no, ma non per bramosia, magari anche a malincuore, vi dico. Un uomo come Vigna, secondo me, una volta che lui gli ha fatto vedere chi era, se avesse potuto, gli avrebbe anche sparato, tradito proprio al massimo. Oppure, cioè non tradito, come vi posso dire, in questo ipotetico incontro che secondo me c'è stato tra i due, l'assassino gli ha fatto vedere proprio a Pierluigi Vigna, proprio guardami, sono io. Un po' come potrebbe essere, mettiamola così, tipo il finale di Seven, dove ci sono Kevin Spacey e Brad Pitt, proprio nella sfida finale, e in quel caso Brad Pitt spara al criminale, all'assassino, di sua moglie oltretutto e di suo figlio, vabbè. E nella realtà, secondo me, del mostro, della vicenda mostro di Firenze, è stata una sfida portata avanti fino all'ultimo, in questo senso. Quando l'assassino ha cominciato a compiere i duplici delitti, secondo me sin dal 1968, poi per tutte le pause, tutto il discorso, ci sono i video che riguardano la tesi, improntata sui dati oggettivi della vicenda mostro di Firenze. Lui poi ha cominciato a uccidere e pian piano ad impadronirsi della situazione. Nel 74 a Rabat a Punzecchia esplora il corpo di Stefania Pettini e poi ad Agia il tralcio di vite nella vagina della ragazza. Nel 1981 di giugno compie la sua prima timida, dico timida perché si evince dalle foto, escisione.
nell'81 di ottobre compie una scissione invece tremenda, di impeto, non per grossolaneria di tecnica, ma perché si vede che nell'81 di giugno, nel compiere quella timida escissione a suo modo, era tranquillo, rilassato e poteva compiere tutto quello che voleva indisturbato. Nell'81 di ottobre non era tanto tranquillo, perché c'era lo Spalletti in carcere già da 4 mesi e l'assassino sapeva che non avrebbe parlato, non poteva sapere per quanto. E quindi quando compie il duplice delitto di Calenzano è in preda ad un'agitazione e ad una tensione, non voglio dire comprensibile, ma sarà stato un essere umano anche lui, pur essendo un assassino tremendo. È chiaro che subisse anche lui delle pressioni. E qui l'escissione sarà molto più profonda e prosegue poi nel suo percorso criminale. Nell'82 a Baccaiano quasi viene scoperto, ma ce la fa comunque a uscire, diciamo tra virgolette, dai guai e ad inventare un escamotage che gli farà prendere tempo per riacquistare, diciamo, le forze dello scivolone di Baccaiano. Nel 1983, nel settembre, quando uccide Horst Mayer e Uwe Rusch, non ha sbagliato. L'assassino ha preso quel furgoncino come un tiro a segno. È stata una dimostrazione di forza. Solo in un caso non ha colpito i ragazzi tedeschi, per i colpi sparati da fuori il furgone. Non ha sbagliato, era un messaggio per gli inquirenti, ma quali sardi e sardi, anche se vi ci ho rimandato io sulla pista sarda, io sono qui fuori e continuo ad uccidere, come, dove, quando e chi voglio. Questo era il messaggio del duplice delitto del 1983, secondo me, e proseguirà poi a Vicchio, e scendendo anche il seno per la prima volta, segno che lui si era impadronito quasi completamente della situazione e a Scopeti realizzerà il suo gioiello criminale, il suo capolavoro criminale, una cosa mai vista nelle indagini che riguardano gli assassini seriali, non almeno con questa frequenza. Lui è riuscito, dopo anni che ormai operava sul territorio, è riuscito nell'85 non solo a uccidere Nadim Morioux e Jean-Michel Kravishvili, ma ha rimandato l'attenzione delle forze dell'ordine, degli inquirenti che erano impiegati, diciamo, nel Mugello, perché l'ultimo duplice delitto era avvenuto lì, e l'attenzione degli inquirenti si è spostata in Val di Pesa. Lui è tornato verso il Mugello, dalla parte opposta di dove andavano gli inquirenti. E proprio a San Piero a Sieve ha consegnato la lettera con l'embo di Sena. Non a Monghidoro, a Firenze, a Prato, a Scandicci, no, a San Piero a Sieve. Se non è un capolavoro criminale questo, allora o è una persona tremendamente abile lui, o erano tremendamente incapaci gli inquirenti. Ma come si fa a essere incapaci per 17-20 anni? È impossibile. È impossibile. Prima o poi, questo assassino, ve lo ripeto sempre, per quanto per me fosse abile, ma non era mica invincibile. Doveva essere individuato per forza di cose, è proprio matematico, fisiologico, non puoi colpire in una regione per 17 anni e rimanere sempre impunito, e a maggior ragione se fosse stato un gruppo. Cioè, avete l'esempio degli uomini della Uno Bianca, erano un gruppo e più tutti i poliziotti, ma li hanno arrestati lo stesso e avevano tutti i mezzi chiaramente per sviare le indagini
per anticipare determinate questioni, è per questo che sono rimasti liberi un po' di più, ma erano un gruppo e sono stati comunque scoperti. Qui non è stato scoperto nessuno. E alla fine, no? Il massimo della sfida. L'assassino aveva compreso che il suo disturbo, pur tenuto sotto controllo, non gli avrebbe permesso nel corso del tempo di continuare a compiere quel tipo di duplici delitti, almeno quelli. Quasi quasi si è messo quieto, come dice la lettera del 20 settembre 1985 inviata alla Nazione: sono molto vicino a voi, non mi prenderete se io non vorrò. Poi c'è tutto il testo e alla fine c'è scritto: vi aspetto. Per me si è messo così: ha aspettato Vigna, ve l'ho detto, dice: guardami, sono io, tu sei un magistrato fantastico. Secondo me non l'ha ucciso l'assassino seriale per ucciderlo in un altro modo, per ucciderlo interiormente, per spogliarlo di qualsiasi credibilità, proprio per lasciarlo interdetto a Pierluigi Vigna. Quasi avesse voluto la sua anima, di dirgli proprio: guardami, sono io, sì, sei un magistrato fantastico. È dal 1982 che ho cominciato a osservarti e ti avevo preso anche come un punto di riferimento per me importante, se te la devo dire tutta, caro Pierluigi, ma tu mi hai trattato con sufficienza, mi hai descritto come un disadattato sociale, fantasioso, sognatore, eppure ti ho mandato tantissimi indizi nel corso di questi anni e non hai voluto mai prendere in considerazione, nonostante il tuo grandissimo intuito, il tuo grandissimo impegno di lavoro, che io potessi essere così vicino a te. Questo è. E adesso che pensi di fare? E io vi rigiro adesso la domanda a voi. Nel caso questa ipotesi fosse dimostrata nel tempo, che cosa fareste voi? Che cosa avreste fatto? Che facciamo ora? Ce lo portiamo a processo? In merito al discorso che vi ho fatto prima, con il capo di Pierluigi Vigna, che dice: ma che, non te ne eri accorto? Questa mi sembra una visione molto più semplice, che disegna, che rappresenta anche un Vigna più professionalmente coinvolto e anche più umanamente, diciamo, normale, perché ti scontri anche tu con una cosa più grande di te, ve lo ripeto. Poi, piuttosto che pensare Vigna, cioè, io non ce lo vedo Vigna a capo di una setta o di membri con questa setta, con i Narducci, a muovere le fila del male. Non lo so, mi sembra più plausibile una cosa così più terrena, che poi può essere sbagliata, sicuramente è sbagliata, ci mancherebbe altro. Però, visto che in questa tragica vicenda per ora manca ancora una fine, diciamo, storica degna di questo nome, e ormai credo un risultato processuale diverso da quelli che si sono ottenuti nel corso degli anni, credo sarà difficile. Poi vedremo un pochettino. Allora, io credo di essermi dilungato abbastanza, insomma, nel esporvi quelli che erano i miei pensieri in merito alla tesi ufficiale. Mi auguro che ci siano davvero nuovi argomenti, nuovi sviluppi per poter parlare di quel che fu la reale storia e la reale vicenda del mostro di Firenze, quella che fino ad oggi abbiamo appreso tutti. Se poi, vi ripeto, un giorno si dovesse scoprire che un duplice delitto era legato a una cosa, un altro duplice delitto legato a un'altra, in un duplice delitto ce n'era uno e in un duplice delitto ce n'era sette, e allora ne prenderò atto anch'io e dirò: vabbè, riniziamo a ristudiare la vicenda del mostro di Firenze da capo. Vabbè. Per ora io vi faccio tanti saluti, vi auguro buone feste anticipatamente a tutti.
Non chiudete subito il video perché ci sono 3 minuti, diciamo, dedicati alla cara figura dell'avvocato Antonino Filastò, che dice, diciamo, le sue impressioni in merito. Io vi abbraccio tutti e vi saluto per adesso. Alla prossima! Cioè sta assolto, con formula più che piena, vero? Non il capoverso dell'articolo del codice di procedura penale, ma proprio pieno, eh? E con la sentenza fatta di molto bene, eh? Vabbè, vabbè, Francesco Ferri, presidente, e l'estensore è un certo Calvisiglia, un gran giudice, secondo me. Lei mi ha chiesto prima se c'era una componente giustizialista. Sì, nel senso che è il suo alibi personale. Lui giustifica questa sua azione con un aspetto, diciamo così, di purezza, di odio nei confronti di questi giovani che si esibiscono in automobile dando scandalo. E lo scandalo di cui parla anche la Bibbia, no? E sì, quindi c'è anche una componente che definirei paranoide da questo punto di vista. È una persona tremendamente disturbata che però ha queste, normalmente appare abbastanza normale, oddio, che ci siano delle persone che lo sospettano, che l'hanno individuato. Questo è quasi ineluttabile. Però capisci come si fa? Anche uno che abbia dei sospetti, come fa a puntare il dito? Non si può. Non si può. E quindi la cosa si trascina. Però vedere questo è un personaggio che oltretutto, per questa estrema capacità di uccidere, questa determinazione, questa freddezza, questa organizzazione, quasi perfetta, c'è un solo caso in cui sbatta, tentenna, ed è quello di Baccaiano, tanto è vero che successivamente arriveranno delle lettere in cui dirà: non farò più errori. Una lettera particolare, quella alla Nazione, scritta lui. Comincia così quella lettera: sono molto vicino a voi. La lettera importante, quella. Dicevo, una persona così non è che si trova, come si sente, toscana a tutti gli usci.